Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Tutto Tech. Per il prodotto di oggi vogliamo ringraziare Gianni e Alessia che ci hanno prestato questo prodotto per poterlo testare e vedere insieme a voi come funziona. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di Create Wipebot. È un robot per la pulizia dei vetri. Questo robot funziona con un'aspirazione, lo attaccate al vetro e fa tutto lui. Dopo andremo a vedere un po' più nello specifico il contenuto della confezione e soprattutto andremo a vedere come pulisce i vetri. Ho già testato sinceramente il prodotto e la prima parte dei vetri è venuta veramente bene, molto veloce, molto affidabile. E per le specifiche tecniche aspettiamo dopo che voi vi siete iscritti al canale, avete lasciato un bel mi piace e avete attivato la campanella per non perdere i prossimi video. Ma adesso beccatevi la nostra sigla! All'interno della confezione troviamo il cavo di sicurezza a vite che va inserito qui nella filettatura femmina che è posta dietro il robot, in modo tale che possiate assicurarlo nella parte alta e se dovesse cedere il robot, cosa molto improbabile perché ha tutto un sistema di sicurezza, questo rimarrà appeso. L'alimentatore con un cavo comprensivo di quello del robot di 6 metri, quindi questo vi consente di coprire qualsiasi superficie. Il manuale di istruzioni, il telecomando, sì, perché può essere azionato anche a distanza. Lo spruzzino per andare a umidificare i 12 panni che vengono dati in dotazione. Il cavo di sicurezza è dotato di una vite, basterà avvitarla nella parte posteriore del robot. E l'altro estremo potete agganciarlo dove volete. L'importante è che, se per caso dovesse cedere, tenga in tensione il robot e questo rimanga appeso. È molto difficile che questo avvenga, come vi ho detto più volte, perché ha una potenza di aspirazione veramente importante. Andiamo a vedere un po' più nello specifico a che cosa serve il telecomando. Play e pausa, quindi potete farlo partire o metterlo in pausa. Con queste frecce direzionali, se vedete che in un certo punto ha lasciato qualche alone, potete dirgli torna giù, destra, sinistra, sopra. Potete dirgli anche di ripassare due volte il vetro, una volta, se volete che si sposti più verso sinistra, più verso l'alto o a destra, quindi che ripassi in quel determinato punto. Queste sono le funzioni di questo telecomando. Grazie alla mappatura TechMap, il nostro robot è in grado di coprire una superficie di un metro quadro in 4 minuti. E se per caso dovesse andare via la corrente, beh, nessun problema, c'è una batteria tampone all'interno che dura circa 20 o 30 minuti. Se dovesse calare la tensione, nessun problema, un sensore all'interno inizierà a bippare per farci capire che c'è un calo di tensione e l'aspirazione sta venendo un po' a mancare. In più è dotato di un LED che in base al lampeggio, che trovate poi sul manuale di istruzioni come tradurre quel lampeggio, vi segnala qualsiasi tipo di problema possa avere. Ma adesso io direi, dopo aver presentato il prodotto, di metterlo in pratica e vedere come funziona. Per prima cosa andiamo ad applicare gli spugnotti sulle ruote che andranno a pulire poi il vetro. Sono elastiche, basta infilarle. Vi consiglio di fare questa operazione prima di inserire la presa di corrente. Il tasto di accensione è posto qui in alto, semplice da raggiungere e adesso vediamo come funziona. Andiamo ad inserire il cavo di alimentazione nell'alimentatore e basta ruotarlo e rimane saldamente ancorato. Inseriamo la presa di corrente. Da varie prove effettuate abbiamo visto che spruzzando un po' di prodotto, io sto usando un prodotto liquido per i vetri, direttamente sugli spugnotti, senza colpire il robot, mi raccomando. Questa è la prima parte. Io dopo, mentre sta partendo il robot, mentre procede, andrò a spruzzare direttamente sul vetro. Adesso colleghiamo il robot al vetro, lo accendiamo e vediamo come funziona. Dal manuale viene indicato di posizionare il robot al centro del vetro, orientativamente, non vi si chiede di metterlo al millimetro. Dopodiché basterà tenere premuto il pulsante per qualche secondo, non appena si accende ed emette un beep, premerlo nuovamente brevemente. Questo fa sì che il nostro robot parta a mappare il vetro di casa nostra. È partita l'aspirazione. Premiamo un'altra volta per far procedere il nostro robot alla pulizia del vetro.
Il robot ha trovato il bordo, quindi da posizione orizzontale si mette in verticale e inizia a procedere sulla orizzontale per trovare la fine del vetro, la cornice. Trovata anche questa, comincerà a procedere a zig zag fino ad arrivare dall'altra parte. Lì si fermerà e comincerà a pulire. Io direi di inumidire un po' il vetro. Una volta che ha fatto la prima striscia, la prima parte in alto, inizia a scendere. Non so dal video quanto possa rendere, ma questo vetro aveva qualche alone. Era un po' che non lo pulivo. La porta finestra di casa mia è 2,30 m di altezza per 110, quindi una superficie veramente grossa. Guardate quanto ci ha messo. Adesso ditemi voi se in 10 minuti voi riuscite a pulire in questo modo un lato del vetro. Vi ricordiamo di usare una coppia di spugnotti per ogni lato del vetro in modo tale che non si imbrattino troppo di liquido se per caso usate un liquido tipo il Vetril, e il risultato è veramente soddisfacente. Io non ho utilizzato il cavo di sicurezza perché era una prova, quindi l'ho lasciato andare, ma ero sempre col cavo di alimentazione tirato, quindi se per caso si fosse staccato, cosa che è difficile che succeda perché è dotato anche di sensori interni che vi segnalano, come dicevo prima, il malfunzionamento del prodotto, quindi avete tutto il tempo di potervi avvicinare, staccarlo dal vetro e controllare cosa c'è che non va. Provate a pensare, se per caso voi doveste fare le pulizie di primavera, cosa che di solito si fa ogni anno per dare una rassettata alla casa, una pulizia un po' più approfondita, ogni volta che dovevate pulire dei vetri di casa, cosa dovevate fare? O la bacinella con dentro l'ammoniaca o quello che è, spugnetta, passa, fai, disfai, carta di giornale per poterlo asciugare bene e quindi perdite di tempo, acqua che cadeva un po' per terra perché è innegabile che cada un po' d'acqua, in più su e giù dalla scala, pulisci, fai e disfa, le porte finestre di casa mia sono anche grandi quindi serve anche la scala, ogni volta da fare questa procedura. Questo prodotto vi dà la possibilità di farlo partire, collegatelo al cavetto di sicurezza in quel caso, e voi potete andare a fare altro. Nel momento in cui è finito, come avete visto, si riposiziona, bippa e vi avverte che ha terminato il suo ciclo di pulizia. Prezzo per questa meraviglia attualmente 187,50€. Le persone che lo hanno acquistato, Gianni e Alessia, lo hanno pagato più o meno sui 120-130€ durante il Black Friday. Quindi se lo mettete nel carrello probabilmente va in offerta e a quel punto converrà sicuramente acquistarlo. Prodotti concorrenti a questo andiamo anche oltre i 200€. Poi sicuramente si paga anche il marchio, il blasone, c'è tutto il resto, quello che volete. Però come avete visto non si stacca dal vetro, procede a zig zag, quindi prende tutta la superficie del vetro. E la pulizia, a detta anche di mia moglie, che lei è quella che dà il giudizio finale, è veramente eccezionale. Beh ragazzi, io vi dico come al solito che qui sotto vi lascio il link in descrizione per poter acquistare il prodotto. Decidete voi se poterlo acquistare adesso o voler aspettare magari che vada in promozione. Sicuramente una grossa mano per pulire case e soprattutto i vetri. Ci tengo nuovamente a ringraziare Gianni e Alessia che ci hanno prestato il robot per pulire i vetri e io direi che per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!